Allegrati, figlia di Sione, esulta, figlia di Gerusalemme. Ecco verrà il Signore ed in quel giorno vi sarà grande luce. I monti stileranno dolcezza e dai colli scorrerà latte e miele, perché verrà un gran profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme. Casa di Davide verrà il Dio uomo a sedersi sul trono. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Ecco verrà il Signore, il nostro protettore, il Santo di Israele, portando sul capo la corona regale, e dominerà da un mare all'altro e dal fiume ai confini estremi della terra. Ecco apparirà il Signore e non mancherà di parola. Se indugerà, attendilo, perché verrà e non potrà tardare. Scenderà come pioggia sul velo. In quei giorni spunterà la giustizia e l'abbondanza della pace. Tutti i re della terra lo adoreranno e i popoli lo serviranno. Nascerà per noi un bambino e sarà chiamato Dio forte. Egli siederà sul trono di Davide suo padre e sarà un dominatore ed avrà sulle sue spalle la potestà regale. Betlemme, città del sommo Dio, da te nascerà il dominatore di Israele. La sua nascita risale al principio dei giorni dell'eternità e sarà glorificato in mezzo a tutta la terra. E quando egli sarà venuto, vi sarà pace sulla nostra terra. Viene la sapienza, il creatore dell'universo, e cerca il luogo del suo riposo. Prenderà in eredità Israele e pianterà in Giacobbe la sua tenda con letizia.
sempre ama, non sia mai o caro sposo, se t'avessi a pietà dei suoi miseri. Stigliata la cena, la carne e l'indicato del giusto, si apre la terra e ci voglia il Salvatore. Ricordati di noi, oh Signore, visitaci con la tua salvezza. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Manda l'agnello a governare il mondo, dalla rupe del deserto a monte della figlia di Sion. Vieni a liberarci, oh Signore, a splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Vieni, oh Signore, a portarci la pace. Davanti a te gioiremo con cuore fedele. Perché ci conosca sulla terra la tua via, tra tutte le genti la tua salvezza. Risveglia, oh Signore, la tua potenza e vieni il nostro soccorso. Vieni, Signore, per non dare, perdona per i peccati del popolo. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i morti. Vieni, oh Signore, per aspettare sul giorno il tuo volto, tu che sei la fianza di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre, e sempre, e sempre. Amen. Ecco, vieni, Signore, il Re dei re della terra, creato e pronto per andare incontro. Oggi siamo chiamati a contemplare il grande mistero della sapienza di Dio. Egli che tutto ha creato con potenza d'amore, tutto fa concorrere alla sua opera di salvezza. La creazione stessa parla della sua mirabile onnipotenza e tutti gli eventi della nostra storia, anche i più dolorosi, si dispiegano all'interno di un progetto di amore. Tale progetto pare incomprensibile a chi si ferma all'esperienza dei sensi e ai calcoli umani, ma la fede, l'umile atteggiamento di fede, può farci penetrare nel mistero della divina sapienza. Dal libro del Siracide. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo e come nube ho ricoperto la terra. Io ho posto la mia dimora lassù. Il mio trono era su una colonna di nubi. Ho percorso da sola il giro del cielo. Ho passeggiato nelle profondità degli abissi. Sulle onde del mare e su tutta la terra, su ogni popolo e nazione, ho preso dominio. Fra tutti questi ho cercato un luogo di riposo, qualcuno nel cui territorio potessi risiedere. Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine. Colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele. Io come vite ho prodotto splendidi germogli e i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele. Il possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me
avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Chi è colui che oggi invochiamo con lo splendido nome di Sapienza? Il Verbo, la parola eterna, che viene nel mondo per rivelare l'amore di Dio, sapiente creatore e tenerissimo padre. Tutto è stato creato con sapienza d'amore, per mezzo di questa parola, e tutto per la sua presenza viene conservato nell'ordine e nell'armonia. Dio, infatti, come diceva Sant'Agostino, dopo aver creato il mondo, non se n'è andato disinteressandosi di esso. Egli è rimasto presente alle sue creature e continua a rinnovarle e a dirigerle verso il loro ultimo fine. Ma questo è proprio vero. Non è in contraddizione con quanto ogni giorno succede di tanto triste. Effettivamente, se guardiamo al mondo creato e agli eventi della storia con sguardo miope, da una prospettiva puramente umana, tutto ci può sembrare assurdo, senza senso, persino inaccettabile. Ma se purifichiamo con la preghiera e con l'ascolto della parola il nostro sguardo interiore, allora ci accorgiamo che nulla esiste e nulla accade senza un preciso scopo di bene. Il disordine è stato introdotto nel mondo del peccato, ma Dio non ha desistito dal restauro. E con mirabile arte la sublime armonia di tutte le opere sue, a cominciare dalla creatura umana. Con forza e suavità la divina sapienza regge l'universo e si china sull'uomo caduto e deformato per restituirgli l'originale bellezza e adornarlo di un più grande splendore di gloria. Ecco dunque il mistero profondo e dolcissimo dell'incarnazione del Verbo, della divina sapienza. La sua venuta nella nostra condizione umana allo scopo di renderci partecipi della vita divina, che è santità, bellezza spirituale, pura gioia. Il bambino che contempleremo e adoreremo sulle ginocchia della Vergine Madre è la stessa sapienza del Padre. Andiamo, Maria, come al trono della divina sapienza, come alla fontana dell'acqua viva, come all'albero fecondo che offre il suo frutto squisito, la sapienza della vita. Papa Francesco ieri sera seduto. Papa Francesco ieri sera ci ha introdotto attraverso la sua lettera a rivedere un po' la simbologia del presepe, che è un elemento importante per la nostra vita cristiana. E ci introduceva invogliandoci a riscoprire nella semplicità il valore profondo di questo aspetto della nostra vita di fede, di questa nostra tradizione cristiana. Il numero 2 della lettera che avete in mano, Papa Francesco racconta un po' le origini del presepe che la maggior parte di noi conosce, però c'è un particolare, poi ve lo leggerete a casa con calma, con comodità. Intanto il termine presepe deriva dalla mangiatoia, quindi il termine presepe ci riporta alla mangiatoia. Gesù viene deposto nella mangiatoia, ci dice Papa Francesco, dove mangiavano gli animali. E Sant'Agostino, prendendo questo segno, dice così: adagiato in una mangiatoia divenne nostro cibo. Dove mangiavano gli animali, Gesù si incarna diventando nostro cibo. Poi racconto un po' tutta la vicenda di San Francesco, che ripeto, lo leggerete con calma a casa. C'è un altro particolare: San Francesco in effetti ha reso vivo
il presepe. Ma già a Roma, dice Papa Francesco, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che custodiva e che custodisce ancora le reliquie della mangiatoia di Gesù bambino, vi erano dei mosaici che raffiguravano la nascita di Gesù. E sicuramente San Francesco, ammirando quei mosaici, avrà avuto l'ispirazione. E poi Greccio gli ha dato l'idea, realizzandola. E quindi da lì è nata poi per ciascuno di noi, per l'Italia, per la nostra cristianità, l'idea di fare il presepe, dopo questa prima rappresentazione visiva di San Francesco a Greccio. Il numero 3 dice così: San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riscoprire la bellezza della nostra fede con semplicità. Il messaggio del presepe è proprio questo: nella semplicità degli elementi, nella semplicità delle cose, riproporre il Vangelo, riproporre l'annuncio della salvezza. San Francesco stesso non è che si trovò a Greccio grandi attori, gente semplice, gente comune, gente che nella loro semplicità lo hanno aiutato a realizzare questo progetto. D'altronde il luogo stesso dove si realizzò il primo presepe esprime e suscita questi sentimenti. Greccio diventa un rifugio per l'anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi avvolgere nel silenzio. Perché il presepe allora suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Quante volte ci siamo commossi davanti a un presepe? Quante volte, soffermandoci durante il periodo natalizio, abbiamo ripercorso con la memoria e con gli affetti le cose e le persone più care? Tenerezza. Dicevo ieri, il nostro Dio è un Dio che si commuove, non è un Dio malvagio, non è un Dio che si diverte sulla cattiveria degli uomini, è un Dio che si commuove, che vuole incontrare l'uomo. Lui, il creatore dell'universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione. Un amico fedele che ci sta sempre vicino. Ci ha dato il suo figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato. Questo è il centro del messaggio cristiano. Un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati. Un amico fedele che ci sta vicino. Il suo figlio ce l'ha donato perché ci perdona. Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell'avvenimento. Tuttavia la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza. Contemporanei dell'evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali. Dicevo ieri, per esempio, napoletano, no? Che viene ad incarnare la storia del suo tempo, di quello che avveniva nei vicoli della Napoli del 600, del 700. L'annuncio della salvezza non è una favola, è qualcosa che si incarna nella storia. In modo particolare, fin dall'origine francescana, il presepe è un invito a sentire, a toccare la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua incarnazione. E così implicitamente un appello a seguirlo sulla via dell'umiltà, della povertà, della spogliazione che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla croce.
è un appello a incontrarlo e a servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi. Il pregio che Francesco ha avuto nel rappresentare il primo presepe vivente è che ha dato all'uomo del suo tempo, all'uomo contemporaneo, la possibilità di toccare Dio. È stata una rappresentazione, sì, ma in quel momento tutti quanti hanno potuto vedere con i propri occhi quello che è accaduto nella grotta di Betlemme. Ogni volta che noi facciamo esperienza di Dio, ogni volta che noi ci incontriamo con Dio, lo abbiamo tra le nostre mani, perché Lui, come ci ricordava Sant'Agostino, nella mangiatoia si è fatto nostro cibo. O sapienza che esci dalla bocca dell'Altissimo, ti estendi ai confini del mondo e tutto dispone con soavità e forza, vieni ed insegnaci la via della salvezza. L'anima mia magnifica il Signore. Soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Disponi con suavità e forza, vieni ad insegnarci la via della salvezza. Rivolgiamo la nostra preghiera a quella sapienza che era l'inizio della creazione, perché ci liberi dalla follia di un progresso senza regole, ci faccia umili ricercatori della verità, ci dia la forza di collaborare all'avvento di un mondo più a misura d'uomo. Diciamo insieme: vieni presto, sapienza del Padre. Signore Gesù, sapienza del Padre, apri il nostro cuore al desiderio della Tua parola. E aiutaci a ricambiare il Tuo amore con il dono di noi stessi. Signore Gesù, soave balsamo per gli smarriti di cuore e forza a coloro che a Te si affidano. Vieni a condurci sulla via della salvezza. Signore Gesù, parola eterna del Padre, liberaci dalla tentazione di mettere al primo posto gli interessi materiali. E fa che nulla ci sia più caro di compiere ogni volere del Padre nostro celeste. Sì.
Signore Gesù, pane vivo disceso dal cielo, fa che nutrendoci del tuo corpo e del tuo sangue, ridiamo anche noi per i nostri fratelli un pane di bontà e di consolazione. Signore Gesù, sapienza del Padre, dinanzi a te possiamo solo adorare, tacere e cantare di gioia e di gratitudine. Per opera di salvezza che ancora oggi vai convivendo in mezzo a noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua sapienza, illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della tua verità cammini fino alla piena conoscenza del tuo amore. Tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Dio sia benedetto. Benedetto è il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto è il suo sacratissimo cuore. Benedetto è il suo sacratissimo cuore. Benedetto è il suo preziosissimo sangue. Benedetto è il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.